Mezzogiorno, Radio DJ, DJ Cam Italia. In realtà c'è una grande novità in questa edizione di Zelig ed è l'apertura alla tecnologia. È un'apertura che è voluta fortemente da Michele. Da Michele Mozzati. Come sì, tutti quelli che lo conoscono sanno. Il moderno, diciamo. È il re del digitale. Questo è il mio iPad. Fallo sentire vicino al microfono, perché è la radio. Fai lo sfrusciare. Sfrubava, Gino. Ecco. Un fogliettino scritto a mano. Michele Cartaceo Mozzati. Bravo, bravo. Però sì, che gira, sì che gira ancora con l'astuccio nello zaino. Sei tenero, Michele. Perché ci vuole la birra per certe situazioni, bravo, il pennarello per altre situazioni, la gomma, la matita. Sì, io ho ancora l'agenda con la penna. Bravo. Poi c'ho anche l'iPad, però la mia agenda con i righelli, io mi faccio anche gli schemini. Senti, no, comunque c'è una declinazione internet che è quella dello streaming del programma, praticamente, che viene curata anche dal Trio Medusa. Non credo più, sai? No? Non credo più. Attenzione. Perché c'è stato un problema, lo cureranno i Boiler, invece, okay, che è un altro gruppo, mentre il Trio Medusa farà parte determinante, mi hanno telefonato per sottolineare, per ricordarlo, la parola determinante, del cast, e faranno un paio di cose, innanzitutto le canzoni travisate, ovviamente, okay, e poi le scritte sui muri, quelle del libro, quelle del libro, e sono due cose che molto forti, la scommessa era vedere se funzionavano anche in video, e certamente funzionano anche in video, per cui fanno molto ridere. Vediamo se funzionano queste coppie. Invece partiamo con un gruppo più che una coppia: Mago Forest, Bianca Balti, Jalappas Band. E De Luigi anche. E De Luigi, che qui non l'ho segnato. Sì. Allora, De Luigi è l'ospite d'onore, però farà diversi interventi. Bianca Balti, non so se la conosci. Sì, per esempio l'ingegner Cani. L'ingegner Cani, con l'Expo. Capo progettista dell'Expo. È perfetto, è certo. Sì. Vabbè, i Jalappi fanno la Jalappa e con Mago Forest hanno sicuramente confidenza. Sì, Enrico Brignano e Claudio. Io ieri ero a Roma, ma mi hanno detto che alle prove la Jalappa con Forest a Zelig in Viale Monza hanno fatto ridere tantissimo. Vabbè, per cui sono in forma strepitosa. Beh, avranno anche voglia, credo. Senti, Enrico Brignano e Claudia Gerini. Questa non è la terza puntata, ma a terza puntata. Te ne dico un'altra che mi incuriosisce molto: Geppi Cucciari e Gianni Morandi. Sì, sì. Sì, con ospite Elio, tra l'altro. Urca. Perché voi sapete che Cucciari e Elio fanno la famiglia Adams. Fanno la famiglia Adams, per cui sarà un'occasione per parlarne. Ma Cucciari Morandi, secondo noi, è una coppia tra le più anomale, ma tra le più forti potenzialmente. Sono molto diverse tra di loro. Avete provato Gianni, già? Abbiamo provato. Sì, abbiamo provato. Gianni ha una carica. Il ritmo mi interessa. Lei, cioè, lo riesce? Il ritmo lei ce l'ha. Il ritmo Gianni... lo da lei, ma lui è uno. Questo lo devo dire e lo continuo a dire, che venuto in Viale Monza, che è una zona molto popolare di Milano, popolosa e popolare, uscito da Zeli per andare a mangiare una pizza, si è messo a suonare per strada con la chitarra tutte le sue canzoni, come un artista di strada. Non gli basta mai, proprio. La gente si affacciava dalle case di ringhiera e lui dedicava le canzoni alle varie signore col marito in canottiera, sì, che perché applaudiva, molte dice. Di queste erano extracomunitarie, quindi non lo conoscevano e a lui non andava giù, lo sai che bravo, sì. È questo. Ma perché lei non ha il mio disco? Cioè, capito? Perché lui è. Sì, come sì. Dice Ruggeri, l'uomo più competitivo che io abbia mai conosciuto. E prima di dormire avrà scritto sulla sua agendina: ne ho conquistate altre. Oggi ho conquistato 3 magrebine. Dai, velocemente. Fantastico. Le altre coppie: Ficarra e Picone con un ospite a sorpresa che non sappiamo ancora. Ale Franz con Ambrangiolini. Torna Michel però con il Mago Forest più avanti. Ah, che puntata fai? Cioè, fino a novembre. La 8. Siamo la 8, vedi? Giovanni Vernia con Cristiana Capotondi, sì. Mi sembra molto giovane come coppia. Infatti, la caratteristica è quella. Ma abbiamo già provato e abbiamo visto che funziona. Funziona, okay, molto. Era Raul Cremona, poi in versione con Aldo Giovanni.
conduttore con Aldo Giovanni, sì, sì, quindi sì. Un cast eccezionale. Beh, ottimo, cazzo. Si parte lunedì, ma è già sold out, ma ci sono comunque quando tantissime altre occasioni. Giovedì, giovedì della prossima. Giovedì il 9 ottobre. E tu fai ancora Striscia la prossima settimana? Sì, 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 il 9 sarò in diretta Striscia e poi lanciamo. Quanta carne al fuoco, in più c'è il matrimonio e in più c'è la gravidanza, ma ci sono un sacco di cose. C'è un sacco di figli, deve mantenere. Allora, c'è da dire che lei, se non siamo stati bravi a prenderla tra il matrimonio e la gravidanza, siamo stati bravi perché mi avete preso e non sapevate, non né sapevamo che niente, sposare, però, né che siamo stati fortunati. È vero, c'è la famiglia, però va detto, come diciamo molte volte, che sia Michelle che il marito lavorano tutti e due, quindi uno è bergamasco dalle 5 del mattino, non lo vedo mai. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie. A domani. Ciao.